Diventare imprenditrici di se stesse, qualche anno fa una missione impossibile, oggi una realtà che rappresenta un quinto delle piccole e medie imprese italiane e che supera, nel caso delle start-up, quelle al maschile. Gli esperti di Valore Mamma, associazione che si occupa a 360 gradi del difficile mondo della maternità in Italia, oggi hanno messo nero su bianco un vademecum per creare un'impresa in rosa. Primo punto, non ci sono limiti, tutte possono diventarlo. Può essere importante a livello di imprenditrice è assolutamente il fatto di conoscere le competenze nel settore in cui si va a operare, questo sicuramente, e che sì, bisogna avere quella grinta, quella determinazione, quella costanza che tutti gli imprenditori devono avere assolutamente. Ma per realizzare un'idea bisogna prima di tutto districarsi nel difficile mondo della burocrazia. L'aiuto arriva dai comitati per la imprenditoria femminile. I comitati per l'imprenditoria femminile sono costituiti presso ciascuna camera di commercio, quindi ciascuno trova nel proprio territorio un riferimento, che sono pronti a dare aiuto, sostegno e soprattutto informare e fare tutte quelle attività anche di supporto per la creazione di imprese e il consolidamento di impresa. E poi ci vogliono i soldi. Le donne che vogliono avviare un progetto di impresa, consolidare la propria impresa, possono accedere al sito del Fondo di Garanzia, www.fondidigaranzia.it, tutte le informazioni sono anche sul sito Pari Opportunità, compilare dei moduli e chiedere che l'80% del finanziamento che richiede alla banca sia garantito dallo Stato. Le banche, l'elenco è sul sito dell'ABI, mettono a disposizione delle future imprenditrici e delle libere professioniste 1.400.000.000 di euro ai migliori tassi di interesse e sospendendo le rate in momenti difficili. Ma ci sono anche altre vie e tutte partono dai social network dove si cerca, si impara e si trova.